bon, c'è che dice bon bon. Bon bon 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 bon, c'è che dice bon bon. Quattro amici al bar. Tempo e tiranno. Sta per arrivare un terremoto. Candore dei bambini. Paolo Orio, presidente dell'Associazione Elettrosensibili Italiane, e ci parlerà di elettrosmog e emergenze attuali. Giacomo Longhi, traduttore dall'arabo e dal persiano, che ci parlerà del lavoro di Ponte 33 di traduzione e pubblicazione in Italia. Maurio Gazzola, noto scrittore di fantascienza e di musica. Giorgio Martignoni, sceneggiatore, nonché autore per A Briglia Sciolta di Del ballo delle zucche vuote e di Leprologi. L'ultima storia è intitolata Leprologi e le nostre lepri sono alle prese con questa setta che cerca di approfittare delle lepri in difficoltà e impaurite, quindi la paura e la difficoltà nel vedere il futuro, per imporre una visione religiosa, politica, per plagiare in un certo modo le menti di queste giovani lepri. E la musica, la letteratura e tanti discorsi che abbiamo fatto qui mi sembra che abbiano tutti come funzione quella comunque di superare degli stereotipi che un mainstream cerca di proporci continuamente. E quindi soprattutto nella musica io immagino i luoghi comuni e il conformismo, cioè sono i più grossi nemici che ci possono essere. Sì, nell'antologia che è appena uscita adesso per Arcane, che si chiama SOS, cioè Sonic Strategie Oblique, dove l'antologia che io ho concepito raccogliendo intorno a me sette altri autori a sviluppare degli spunti scritti originariamente da Brian Eno per le session di registrazione di un disco di Bowie. Per esempio nel racconto di Ernesto Assante, che debutta come narratore dopo anni di giornalismo musicale su Repubblica, in questa antologia c'è proprio questo concetto, cioè lui immagina un futuro dove il comune sentire, con le lettere maiuscole, è diventato una specie di pensiero unico, universale, che in campo musicale ha dato vita a delle playlist universali, no? Dove le intelligenze artificiali riproducono, generano automaticamente il tipo di musica che ognuno di noi vuole sentire, in ciò uccidendo la dimensione fondamentale della musica, che è l'investimento soggettivo e anche diciamo quell'ascolto collettivo, quell'esperienza di gruppo, che è andiamo tutti a un concerto di uno che ci piace e quel momento diventa un momento di aggregazione. Ma se ognuno di noi è perso esclusivamente nella espressione che è stata per lui esclusivamente concepita, come oggi la tecnologia ci consente di fare. Lui nel racconto lo scrive e dice: quadri dipinti per noi, libri scritti per noi medesimi, film girati esclusivamente sui nostri gusti, no? È perfetto, è il sogno di ognuno di noi, finalmente è stato realizzato quello che io chiedevo, ma a questo punto è talmente perfetto che sono da solo nel mio nirvana, no? E quindi la playlist universale diventa una fricassea indistinta che ci accompagna in ogni momento. E lui parla proprio di, non parla di 5G, ma parla di musica che esce da qualunque cosa. Tu accendi la macchina, il frullatore o il frigorifero e così automaticamente ti manderanno la tua colonna sonora preferita. Finiranno subito, si abbonano subito. Sarà così, cioè sarà così. L'intelligenza artificiale, il transumanesimo, anche il transumanesimo, certo. Perché non è una cosa astratta, ma è una filosofia che trova comunque un riscontro oggettivo nei suoi metapensieri californiani e svedesi. Vogliono questa omogenizzazione e controllo globale delle coscienze. Infatti diventa oggetto del racconto la ribellione di un personaggio che
sfugge al controllo del pensiero unico e trova nello spazio questo mitico magazzino di tutta la musica e tutti gli strumenti musicali utilizzati dall'umanità nel corso della sua storia, quindi dall'arpa birmana al sintetizzatore, dal clarinetto basso all'ottavino, alla chitarra elettrica distorta, eccetera, eccetera, e tutte le musiche registrate, e praticamente a un certo punto si danno un'ora X per interrompere la playlist universale e mandare un brano di musica composto da quando ancora questa operazione era in mano a esseri umani che lo facevano con i propri limiti, e nella fattispecie del racconto il brano scelto sarà All You Need Is Love dei Beatles, con evidente anche correlato simbolico. Però questo è proprio, diciamo, ci porta a connettere il destino dell'umanità e l'impatto che le tecnologie hanno su di noi, no? Queste tecnologie che fino a un po' di anni fa guardavamo come il futuro e che oggi ci inseguono nel presente, nel senso che quello che immaginiamo dopo domani è già reale, no? Cioè oggi ci stiamo trovando a vivere cose che non più di 20 anni fa venivano scritte come romanzi di fantascienza. Giacomo adesso parlava della fascinazione dell'altissimo consumo che il mondo islamico fa di musica, no? E mi viene in mente un romanzo di Bruce Sterling, uno degli autori chiave del cyberpunk, che negli anni 90 scrive questo romanzo che in italiano si chiama Lo spirito dei tempi, ed è ambientato a Malta, dove un grande noto produttore ha l'idea commerciale del secolo, cioè proporre, generare dal nulla, creare e lanciare delle sostituti di Spice Girls per il mondo islamico, che solo in questo momento può assumere, come dire, assorbire l'implicita, diciamo così, rivoluzione sessuale di un gruppo di ragazze cantanti, e che è un mercato vergine. Beh, ma ci sono già ce le hanno già da tempo le Spice Girls, perché non a caso, cioè, la danza del ventre è nata lì, tutta la questione. A volte pensiamo al mondo islamico come un posto dove magari la sessualità femminile è castigata, ma non è su questo proprio, anzi, se a volte, stando tanto lì e poi tornando in Europa, mi sembra che invece poi abbiamo un po' una situazione di clausura rispetto all'atmosfera che c'è lì. Però di Spice Girl ne hanno a non finire. Vabbè, no, tutta musica che producono fuori dall'Iran, però che poi in Iran viene ascoltata e consumata. Io volevo farti una domanda, sempre a proposito degli stereotipi. Tu nella tua attività, quando parli con la gente, avrai a che fare con gente che pensa che il progresso scientifico è sempre buono. Assolutamente sì. Questo è ma sono due i mantra. L'uno è di qualcosa dobbiamo pur morire, no? La classica frase che dico, sì ragazzi, capito? Allora va bene, sono un atteggiamento fatalista che non porta da nessuna parte. Noi dobbiamo cercare invece progressivamente di ridurre i fattori di rischio per stare sempre meglio noi come qualità di vita. E certamente questo stereotipo, no? Perché viene posta proprio la tecnologia oggi come un Moloch inscalfibile, no? Non è più l'uomo al centro, ma il futuro è pensato per il cyborg. È impressionante pensare questo. Se già oggi pensate, faccio una piccola deviazione, in Cina col riconoscimento facciale, e chi si sta per immettere in un'autostrada e viene letto in tutta la sua integrità, a tal punto che sono in grado di poter vedere anche quant'è la tua capacità di solvenza e insolvenza del conto bancario, di conseguenza di non far abbassare o alzare la sbarra del casello autostradale. Ecco, questo ci dice a che punto stiamo arrivando. È molto difficile questo percorso di fare comprendere come non tutto ciò che è tecnologicamente possibile è buono, non tutto ciò che è
la tecnologia è buona, ma che la tecnologia deve essere governata in modo, un termine così usato, ma così importante, fondamentale, sostenibile per l'umanità. E quindi bisogna fare un percorso inverso. Devo dire che nelle mie conferenze in tutta Italia invece sto trovando sempre più comunque una coscienza che va all'opposto, quindi cioè, questi stereotipi si stanno scalfendo, ma che grazie a un'attività che abbiamo iniziato da un anno a questa parte, che sta avendo veramente una pervasività positiva delle coscienze, non solo nazionali ma anche internazionali. Questa connessione che si è creata tra di voi fisicamente, faccia a faccia oggi e casualmente, per dirla con Bradbury, è quell'attimo in cui fai lo scarto verso qualche cosa che non esiste ancora, no? In quel momento stai già facendo della fantascienza, quando ipotizzi qualche cosa che ancora non è fra noi ma potrebbe esistere in qualunque campo, stai facendo fantascienza. Io chiuderei qui. Grazie. C'è che dice bom bom, bom bom bom, 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 c'è che dice bom bom. Essere felice.